vi presento il Ion Laser 910S, praticamente una macchina da piano di lavoro 1 metro per 70 cm, con ovviamente assenzella motorizzato. E la particolarità di questa macchina, di questa nuova serie che si chiama Redline, è che praticamente integra nella stessa macchina due sorgenti: il classico tubo di vetro da 100 watt più un 60 watt a radiofrequenza, tutto nella stessa macchina, compreso anche il chiller, l'aspiratore, il compressore. Viene dotata di piano amido d'ape e ovviamente giù c'è anche il piano a coltelli. Intravede? Ecco qua. Questo piano a coltelli per i tagli. Le riprese che state vedendo da questa telecamera in alto qui sono della webcam integrata nello sportello della macchina, che vi permette di posizionare i pezzi in modo preciso e di lavorare con la massima precisione, quindi non vi serve nemmeno creare linee. Io ad esempio ho inciso questa matita qui, vede? Poi metterò magari un piccolo spezzone della lavorazione di questa matita qui. Praticamente solo poggiandola sul piano, facendo uno scatto da Lightburn e poi andando a centrare la scritta direttamente sulla matita. Una cosa molto semplice. Ora, il vantaggio di questa macchina qui, oltre ad integrare le due sorgenti, è la velocità, che mi permette di arrivare a 2000 mm al secondo con un'accelerazione di 5G, adottare il sistema Clean Pack, che sarebbe tutte le guide praticamente sigillate. In pratica il fumo di lavorazione che voi andate a produrre, oltre a venire aspirato in modo molto molto ottimale, perché ha le prese d'aria sia sul retro che in basso, praticamente permette a questo fumo qui di non andare a sporcare le guide, la lente o gli specchi. La macchina è dotata anche di guarnizioni, vedete, queste qui rosse sono delle guarnizioni che vi permettono, una volta che il coperchio è chiuso, praticamente di sigillare tutta la macchina. Ecco, praticamente in questo modo qui la macchina adesso è sigillata. Adesso vi porto su per farvi vedere il piano. Ecco qua, dotata di servomotori, quindi è velocissima, e quando dico veloce è davvero davvero veloce. Siamo ai livelli di, diciamo, quasi un galbo di bassa qualità. Un altro dei sistemi che mi è piaciuto tantissimo in questa macchina è che voi potete, per esempio, la manutenzione la potete fare tranquillamente senza utilizzare gli strumenti. Quindi sia lo specchio, la pulizia dello specchio, basta allentare queste due viti e togliere lo specchio, è una cosa semplicissima. Gli specchi non hanno bisogno di regolazioni e possono essere ispezionati o sostituiti in pochissimi secondi. Basta allentare queste viti qua, e questo qui è lo specchio che noi possiamo sostituire, o nel caso fosse sporco possiamo andarlo a pulire. Anche sul portaspecchio abbiamo sempre il sensore, vedete, qui ci sono i pin e qua c'è, diciamo, la parte del sensore. Come ad esempio la lente vi basterà, mi avvicino un po'. Allora, faccio uno zoom con la testa. Ecco qua, per esempio, questa è l'entrata del raggio laser, che è protetto anche da un vetrino. Il sistema di smontaggio delle lenti è semplicissimo. Allora, qui potete vedere questa parte qui, questo è un portalente per la lente da 4 pollici, la 101. Io in questo caso ho montato una 50-08, classica 50-08. Per controllare che sia pulita,
anche se la macchina integra un sensore sia di temperatura sia di pulizia via Pisa quando la, è ora di sostituire la lente o di pulirla, vi basterà sganciare il tubicino dell'aria, in questo caso posizionato sul retro, allentare questa vite qui, andiamo a sfilare la testa e qui abbiamo sempre con il magnete la nostra lente. Vedete? Questa qui è la nostra lente. Qua c'è il magnete e qua c'è il sensore. Questo è un sensore che praticamente vi va a monitorare la pulizia e la temperatura della lente. Qua basta solo togliere questo anellino in gomma, andare a sostituire la lente e siete pronti. Poi vi basterà fare il percorso inverso, quindi riagganciare la lente, la magnete, la andiamo a ventilare giù, ok, riavvitiamo, riaggancio l'attacco del compressore e abbiamo finito. Praticamente in un minuto abbiamo sostituito o pulito la nostra lente. La macchina è dotata anche di bolle per il posizionamento della, per la messa a livello della macchina, sia a destra che a sinistra. Vedete, c'è l'altra bolla. Vi rinquadro. Ok. Allora, vi metto. Ovviamente su questa macchina qui vi lascio nella descrizione del video il codice sconto e il link per acquistarla. Vi dico già che è una macchina che in questo caso si può davvero definire professionale, ma non per via del costo, ma per le soluzioni che offre. Quindi questa macchina qui è davvero una macchina performante, quindi tagli veloci, tagli precisi, super precisi. Faccio vedere una lavorazione al volo, tipo questa scatolina qui, che poi trovate anche il video, praticamente è senza usare la colla e senza nemmeno usare il kerf. Io non ho impostato nemmeno il kerf, perché il taglio è talmente preciso, lo spot è talmente piccolo, che se voi gli date 3 mm, il taglio è 3 mm. Quindi poi si va ad incastrare. Non serve nemmeno calcolare il kerf, ovviamente per incastri più stretti il kerf va calcolato, ma vi basta dare 0,1, 0,2. Sostituire il piano è facilissimo, se voi dovesse passare dal midodate al piano a coltelli, basta sollevare il midodate e andarla a sfilare, basta semplicemente sfilarlo. La macchina è dotata anche di appunto compressore integrato. Questa è la parte posteriore del laser, dove praticamente da collegare c'è solamente la presa di alimentazione, perché l'aspiratore dei fumi è integrato lì, il chiller è integrato e qua abbiamo il livello dell'acqua, lo scarico e l'ingresso dell'acqua e i controlli. Questa è una ventola di raffreddamento del chiller. Poi qua abbiamo, io lo apro, il tubo CO2. Sola non riesco a sollevarlo, ad aprirlo. Ecco qua. Qua abbiamo il tubo in vetro da 100 watt. Questo è un tubo reci,
100 watt. Qua abbiamo il sensore per il tubo, il motore dell'asse Y. Per sganciare il tubo in caso di sostituzione è semplicissimo, non servono nemmeno attrezzi. Vi basta girare questa leva qui, così si sgancia il tubo, sollevarlo e mettere il tubo nuovo. Perché questa macchina qui permette la manutenzione senza l'uso di attrezzi. Quindi anche per gli specchi, per la lente, adesso vi faccio vedere specchi e lenti come andarli a pulire o sostituire. Qui abbiamo il pass route, cioè la porta per far passare i materiali. Far passare i materiali all'esterno se abbiamo materiali più lunghi da lavorare. In questo caso il piano di lavoro è 1 m x 70 m. E qui andremo a sfruttare tutto il metro fino alla lunghezza che desideriamo. Qui abbiamo anche, vi faccio vedere l'alimentatore del tubo laser e il router per la connessione wifi, perché questa macchina qui è dotata anche di wifi. Qua abbiamo tutte le varie schede di controller. La scheda della ruida, i driver dei motori, l'alimentatore e gli altri alimentatori. Ogni griglia è dotata anche di filtro antipolvere. Vedete? Questo è un filtro antipolvere già oleato per non far passare la polvere. Ecco qua. E poi questo qua è il Nova 10S. L'altra chicca è praticamente questo è un 60 watt a radiofrequenza. Vedete, qua dentro c'è un altro tubo laser a radiofrequenza. Lì, se riesco a inquadrarlo bene, c'è il suo specchio di rimando. E c'è il comando automatico che praticamente fa passare il laser da CO2 a radiofrequenza direttamente in automatico, che voi potete azionare sia dal pannello di controllo e sia da software. Quindi possiamo azionare il cambio della sorgente sia da pannello che direttamente da lightbar. Eccoci le considerazioni finali. Vi ho fatto vedere in pochissimi minuti quello che può fare la macchina, perché se dovessi descrivere tutte le lavorazioni che può effettuare questa macchina, il video sarebbe stato lunghissimo. Già ho avuto qualche difficoltà a realizzarlo, infatti vedrete che ci sono delle parti tagliate o registrate prima o dopo, perché praticamente sono stato fuori per lavoro e quindi non sono riuscito a registrarlo subito. Questa macchina qua, vi dicevo, è di livello professionale rispetto alle classiche macchine cinesi per le soluzioni che offre, ma anche per i vantaggi che offre. Sia il clean pack, ve lo faccio vedere adesso, il sistema clean pack, che sarebbe tutte le guide chiuse, sigillate. Non vedete i cavi a vista, avete le lenti, la lente qua è sigillata al vetrino. Avete la manutenzione facilitata perché in pratica non vi servono attrezzi per sostituire o pulire le lenti, come anche gli specchi. Gli specchi non vanno regolati, quindi già è un vantaggio, è un grosso risparmio di tempo. Ha per esempio con il tubo di vetro arriva fino a un'accelerazione di 5G, con il tubo in ceramica arriva fino a un'accelerazione di 8G. Quindi è una macchina super 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 mega veloce. Col tubo in vetro arrivate a incidere fino a 2000 mm al secondo, col tubo in ceramica, quello a radiofrequenza, arrivate fino a 4800 mm al secondo. Quindi tutto il tempo che voi andate a recuperare lavorando più veloce
ve lo ripagate in tempo. Alla fine, che voi andate a risparmiare qualche migliaio di euro, però siete sempre lì a perdere ore ad allineare, dovete pulire uno specchio, bisogna smontare tutto, pulire lo specchio, magari riallinearlo perché perdete l'allineamento, o magari lavorare a velocità più basse. Poi, ad esempio, la radiofrequenza arriva fino a 100.000 ore di lavoro. Quindi l'acquistate una volta e per 10-15 anni non dovete più sostituire il tubo. La telecamera integrata, questa qui, che vi permette di poggiare i pezzi e andarli a lavorare direttamente senza creare dime e altre perdite di tempo. Il pannello semplificato, il compressore già integrato dell'aria, l'aspiratore integrato, il chiller integrato. Questa è una macchina che voi letteralmente tirate fuori dall'imballaggio, la collegate all'alimentazione tramite la 220 e avete finito. Basta solo poi collegare l'aspiratore a un abbattitore di fumi per essere in regola e avete finito. Potete già iniziare a lavorare. Questa è una macchina che in qualche mese ve la ripagate subito. Quindi, secondo me, questa qui può essere una macchina da usare in una piccola azienda, anche un'azienda più grande, perché queste macchine qui partono da formati piccoli, tipo il 70x50 fino a 1,60 m per 1 m o più. Quindi anche un'azienda grande ne può acquistare una. E è professionale non per via del costo, come vi dicevo, perché la professionalità e l'usabilità in un'azienda di una macchina, di un laser, non si giudica dal costo, ma dalle soluzioni che offre, dalla precisione. E anche i dettagli, guardate queste qua, per esempio le cerniere, queste sono in metallo. Negli altri laser li trovate al massimo, esagerando, in alluminio, ma la maggior parte ce l'è in plastica. Queste qua, dopo un po', vi si rompono, si rovinano. Ha anche l'illuminazione a LED integrata qua sui bordi, che è dimmerabile. I pistoncini reggono davvero. Non sono come le macchinette da 2000 euro che vi cade lo sportello addosso. La macchina è solida, è davvero solida e pesante. L'unico appunto sono le ruote, che sono poco poco basse, ma quello lì è un dettaglio. Altrimenti la macchina è perfetta. Io ve la consiglio. Nel link trovate un codice sconto, la potete acquistare direttamente da Laser Veronese. Vi lascio anche il link per l'acquisto, in caso voleste acquistarla. E su questa macchina qui, nei prossimi giorni, arriveranno molti molti video. Grazie di aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video.